Intanto approfitto di questo piccolo spazio per salutare, oltre a tutti i presenti, gli amici che sono qui con noi del Movimento Agende Rosse e che ci accompagnano sempre nel ricordo della strage di Via Meglio. Quindi voglio salutare il sindacato SIAP della Polizia di Stato, che come ogni anno appunto è qua con noi. Saluto all'ingresso tutte le realtà e le associazioni che sono presenti oggi, a partire dalla Casa di Paolo, che voi sapete è il progetto che con Salvatore Borsellino e come movimento stiamo portando avanti da 5 anni al quartiere Casa di Palermo, un progetto che è rivolto ai bambini e ai giovani del quartiere. E quindi c'è uno stand dove è possibile conoscere i volontari che prestano servizio alla Casa di Paolo e conoscere le attività che si svolgono alla Casa di Paolo. Poi abbiamo i rappresentanti del Movimento Agende Rosse, Beatrice e Francesca, che oggi in uno stand mettono a disposizione i loro tempi per 92. Valentina Lopez. Vogliamo fortemente e che ci debba mandare. Grazie veramente di cuore per essere presenti, grazie a tutti, vi abbraccerei tutti come rubo la frase a Luciano, vi abbraccerei veramente tutti quanti, grazie. Celebreremo appunto il minuto di silenzio insieme ad Antonino e l'inno nazionale sarà accompagnato alla tromba da Antonino, che ringraziamo per il suo contributo. Grazie di cuore. Paolo Borsellino, presente. Agostino Catalano, presente. Claudio Traina, presente. Vincenzo Limuli, presente. Walter Cusina, presente. E la solare Emanuela Noi, presente. Grazie.